Individuata dai comuni di Bisceglie e Molfetta, l'area dove sorgerà il nuovo ospedale del Nord Barese. Le due amministrazioni infatti hanno conferito alla Regione Puglia una proposta condivisa, visionata e valutata positivamente anche dall'asset, a seguito dei sopralluoghi. L'accordo definitivo giunge dopo la conferenza di servizi per la localizzazione dell'ospedale, tenutasi mercoledì 23 marzo scorso in Regione alla presenza dei sindaci Angelo Antonio Angarano e Tommaso Minervini, dell'assessore regionale alla sanità Rocco Palese, del direttore del Dipartimento Promozione Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, e del consigliere regionale Saverio Tammacco. Un ospedale che avrà tutte le specialità, quindi il pellegrinaggio dei nostri concittadini che per una domanda di salute devono attraversare vari nosocomi o servizi per avere una risposta completa alla domanda di salute dovrà finire. Non ci sono mai stati campanilismi, ma solo e esclusivamente la voglia di trovare una soluzione che potesse rispondere alla domanda di sanità del nostro territorio, di un territorio, quello di Bisceglie, che è da cerniera, funge da cerniera tra le due province, Bari e Batte, e soprattutto serve un bacino di quasi 250.000 persone. Secondo l'assessore regionale Palese ci vorranno almeno 6 anni per la realizzazione del nosocomio, che costerà 106 milioni di euro. Nel frattempo, fino a quando non sarà realizzato, il Don Tonino Bello, che è in grave carenza di personale e strumentazioni, dovrà operare sul territorio. Il sindaco di Molfetta Minervini, insieme al consigliere Tammacco e al sindaco di Bisceglie Angarano, ha ottenuto in conferenza di servizi un piano per mettere in sicurezza, ristrutturare e aumentare il personale dell'ospedale di Molfetta. Gli interventi già finanziati sono pari a quasi 16 milioni di euro e saranno monitorati da un apposito tavolo di lavoro.